grazie, grazie mille. Sarà un immenso piacere. Ma no, non voglio ballare con lui. Non voglio ballare con nessuno. E se anche volessi, non sarebbe certo con lui. Lo metterei parecchio giù nella lista, fra gli ultimi 10. Che modo di ballare che ha. Sembra un personaggio della notte di Valpurga. Pensare che un quarto d'ora fa avevo tanta compassione della poveretta con la quale ballava. E ora proprio io devo essere quella disgraziata. Ma bene, ma benone. Non è piccolo il mondo. E che razza di mondo. Che impiastro di mondo, poi. Gli avvenimenti sono imprevedibili in modo fantastico. Me ne stavo qui, pensando ai fatti miei, senza far male ad anima viva. Ed ecco che entra lui nella mia vita. Tutto sorrisi e garbatezze a chiedermi il favore di una memorabile mazurka. Eppure conosce appena il mio nome, lasciando fuori tutto quello che esso vuol dire. Vuol dire disperazione, disordine, futilità, depravazione e assassinio premeditato. Ma lui ne sa ben poco. E io non so neppure il suo nome. Non ne ho neppure un'idea. Direi Jukes, a giudicare dal suo sguardo. Buongiorno, signor Jukes, come state? E come va quel vostro fratellino con due teste? Ah, perché doveva capitarmi vicino con le sue basse richieste? Non poteva lasciarmi tirare avanti da me? Domando così poco. Domando di essere lasciata sola nel mio cantuccio a rimuginare sui miei dolori. E ora deve venire lui con i suoi inchini, i suoi salamelecchi, i suoi... Posso aver l'onore? E io devo dire di sì. Devo dirgli che mi farà un immenso piacere. Ah, non so perché non mi è venuto un accidente lì su due piedi. Un accidente sarebbe stata una giornata di sole in piena campagna, in paragone del doversi dimenare in un ballo con lui. Ma che si poteva farci? Tutti qui hanno ballato insieme all'infuori di lui e di me. E così ci sono cascata. Sono cascata in trappola. Già... Ma che si può rispondere quando un uomo vi invita a ballare con lui? Io non lo desidero affatto, andate all'inferno, se credete. Oppure, oh grazie, mi piacerebbe infinitamente, ma sto per avere le doglie del parto. O anche, oh sì, balliamo, è così carino trovare un uomo che non ha paura di prendersi il beriberi. Eh no, non avevo nient'altro da fare se non dirgli, sarà un immenso piacere. Ma via, cerchiamo di superare questo pasticcio. Avanti, palla di cannone. Hai via libera ora. Portami con te. Ma credo che sia piuttosto un valzer. No? Aspettiamo un momento per sentire la musica. Sì, sì, è un valzer. Vi dispiace? Ne sono lietissima. Sarà un gran piacere di ballarlo con voi. Un gran piacere di ballarlo. Un gran piacere di ballarlo con voi. Un gran piacere. Come farsi portare via le tonsille o trovarsi in un incendio in alto mare. Ma ormai è troppo tardi. Ci siamo. Oh, oh caro, oh caro, caro, caro. Oh, ma è peggio di quel che avrei potuto immaginare. Credo che questa sia una delle leggi infallibili della vita. Le cose sono sempre peggiori di come ci si aspettavano. Oh, se avessi avuto un'idea di ciò che sarebbe stato questo ballo, avrei tenuto duro per restarmene là, seduta. Sì, ma il risultato sarà poi lo stesso. Ci troveremo seduti a terra fra un minuto, se lui continua così. Meno male gli ho fatto notare che è un valzer. Dio sa che sarebbe successo se l'avesse creduto qualcosa di più rapido. Avremmo fatto saltare i muri della casa. Ma perché si sarà messo in testa di far quello che non sa? Perché non si riesce a stare in un luogo il tempo necessario per abituarcisi? Bisogna fare dell'altro, dell'altro, dell'altro. Ecco la maledizione della vita americana. Ecco perché siamo tutti così. Wow!
Per l'amor di Dio, non tirate calci, idiota. Questo è solo il secondo passo. Il mio stinco, il mio povero stinco che ho avuto sempre da quando ero bambina. No, 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 Dio mio, no, non è stato proprio nulla e in ogni modo è colpa mia, davvero, parola. È gentile da parte vostra dir così, è stata proprio colpa mia. Non so che cosa sarebbe stato meglio, se ucciderlo sul posto con le mie mani o aspettare e lasciarlo ruzzolare a terra. Ma forse è meglio non fare scenate. Me ne starò cuccia. Voglio vedere dove lo porta questo passo. Non può durare così, è un uomo tutta ciccia. Crepare deve, e creperà di certo per quello che m'ha fatto. Non voglio fare la super sensitiva, ma non mi verranno a raccontare che quel calcio non era premeditato. Freud dice che non ci sono accidenti. Non sono mai stata in clausura. Ho ballato con gente che m'ha sciupato le scarpette e m'ha rotto il vestito. Ma se si arriva ai calci, io allora non sono altro che femminilità offesa. Se mi si pesta uno stinco, c'è poco da ridere. Ma forse non l'ha fatta apposta. Forse gli è parso di essere spiritoso. E in fondo dovrei essere contenta che almeno uno di noi si diverta. E dovrei considerarmi fortunata se mi porterà indietro ancora viva. Forse è una pedanteria di chiedere a un uomo così strano che vi lasci lo stinco come l'ha trovato. Dopotutto, il poveraccio sta facendo tutto quello che può. Sarà uno venuto dalla campagna e senza nessuna educazione. Scommetto che avranno dovuto buttarlo sulla schiena per infilargli le scarpe. Carino, no? Vero? Oh, è semplicemente delizioso. Oh sì, lo credo anch'io. Ahimè, temo di essere davvero nell'orbita della triplice minaccia. È il mio eroe. Ha un cuor di leone e i garretti di un bufalo. Guardatelo un po'. Mai un pensiero delle conseguenze, mai un timore in faccia. E come si butta in ogni zuffa con gli occhi scintillanti e le guance in fiamme. E si potrà dire che io esito? No, mille volte no. Che importa se dovrò passare i prossimi 10 anni col busto ingessato? Avanti, beccaio, forza! Che importa di vivere a lungo? Oh, oh caro. Oh, ma è un uomo in gamba, grazie a Dio. Per un attimo ho creduto che dovessero portarlo via dal campo di combattimento. Non potrei sopportare che gli succeda nulla. Lo amo. L'amo più di qualunque altra cosa al mondo. Con che anima si butta in questo micidiale comunissimo valzer? E come sembrano decrepiti vicino a lui gli altri ballerini? Egli è la gioventù, il vigore, il coraggio e... Wow! Evitate il mio passo indentro, villanaccio screanzato! O che credete forse che io sia una passerella? Wow! Ah, no! Veramente non mi ha fatto male. No, nemmeno un poco. Francamente, è così. È stata colpa mia. Vedete, quel passo che avete? Oh sì, è bellissimo. Ma si resta ingannati a tutta prima nel seguirlo. L'avete trovato voi? Davvero? Oh, siete sorprendente. Oh, credo di averlo imparato. È grazioso davvero. L'avevo già osservato prima vedendovi ballare. Fa un effettone a vedersi. Fa un effetto a vedersi. E mi fa effetto anche sentirsi guardare da voi. I capelli mi si irrigidiscono sulle guance. La camicia mi si attacca al corpo, la fronte mi si inumidisce. Devo aver l'aria d'un personaggio della rovina della casa Asher.
Questi segni sono come una campana da morto per una donna della mia età. E se l'è trovato da sé quel passetto, con la sua astuzia di degenerato. Ingannava un po' da principio, ma ora credo di averlo capito. Si incespica due volte, si fa un passo e giù, uno scivolone di 20 metri. Ecco che l'ho preso. E altre cose mi son presa. Come uno stinco mal ridotto e un cuore amaro così. Detesto quest'uomo a cui sono incatenata. L'ho odiato dal momento in cui ho visto quel viso di bestia che guarda di sottecchi. E sono stata chiusa col lucchetto in quel suo letale abbraccio per tutti i 35 anni che è durato il valzer. Ma non la finirà mai di suonare questa orchestra. E quell'oscena burla di un ballo durerà fino alla consumazione dei secoli. Oh, suonano ancora. Bene, è delizioso. Stanca? Oh no, direi di no. La durerei ancora un pezzo. Direi di no, che non sono stanca. Sono morta, ecco quello che sono, morta. E per quale causa? E la musica, che non finisce più, e noi che tiriamo avanti così, a passo doppio. Charlie ed io, per tutta l'eternità. Mi figuro che non me ne importerà più nulla dopo i primi 100.000 anni. E allora nulla conterà, né il caldo, né i dolori, né il cuore in pezzi, né questa stanchezza crudele, logorante. E va bene, ma che venga presto. Chissà perché non gli ho detto che ero stanca. Chissà perché non ho proposto di tornarcene là, alla tavola. Potrei avergli detto almeno di stare a sentire un po' la musica. Sarebbe la prima volta in tutta la sera se lo facesse. Georgine Nathan ha detto che i carezzevoli ritmi del valzer devono essere ascoltati col corpo quasi immobile, non accompagnati da giravolte e buffonate. Così ha detto, mi pare. Credo che fosse Georgine Nathan. In ogni modo, chiunque fosse, qualunque cosa abbia detto o dica o faccia, è in migliore acque delle mie. È salvo. E tutti quelli che non stanno ballando con questo bue grasso che m'è toccato hanno una fortuna dell'altro mondo. E poi se tornassimo là dovrei probabilmente parlare con lui. Guardatelo un po' e ditemi di che cosa potrei parlare con un coso simile. E siete stato al circo quest'anno? Che tipo di gelato preferite? Oh, sono proprio finita. Finita. Come se fossi sotto la macchina schiacciasassi. Non sento più nulla ormai. La sola cosa che posso dire quando mi trascina è che sento lo scricchiolio delle mie ossa. E tutti i fatti della mia vita mi passano davanti agli occhi. Ecco i giorni di quella burrasca nelle Indie occidentali. Ecco quello in cui mi sono fracassata la testa in un incidente di tassì. Ecco la sera in cui quella signora ubriaca tirò un portacenere di bronzo al suo unico amore e ha colpito me. Ecco l'estate in cui la barca a vela mi si è rovesciata. Ah, che tempi. Che vita pacifica è stata la mia, prima che mi imbattessi in questo maciulla. Non sapevo che fossero guai, prima di essere trascinata in questa danse macabre. Ormai mi dà di volta il cervello. Ma forse l'orchestra sta per smettere? No, non è così. Non poteva essere così, non lo sarà mai. Eppure nei miei orecchi è entrato un silenzio che è come la voce degli angeli. Oh, si sono fermati quegli scemi. Non suoneranno più. Al diavolo. Credete di sì? Credete che suoneranno ancora se gli darete 20 dollari? Oh, sarebbe tanto carino da parte vostra. Ma ditegli di continuare con questo pezzo. Sono matta per i valzer.